Presentato ieri mattina nella sala giunta di Palazzo di Città il progetto di bilancio per l'esercizio 2018. Hanno partecipato all'assemblea pubblica di presentazione del progetto di bilancio che è stato esaminato dal Consiglio Comunale, i cittadini, gli organismi di partecipazione e le consulte comunali, come stabilito dal testo unico degli enti locali all'articolo 162. Gli atti del bilancio sono consultabili sul sito internet del Comune di Andria. Le previsioni di questo bilancio sostanzialmente confermano quelle che sono un po' le manovre fiscali dell'anno precedente in relazione anche ai tributi. E rispetto all'erogazione di servizi rimangono confermate tutti i servizi che sono corrisposti e erogati in favore dei cittadini, pur con grande difficoltà, visto che diminuiscono i finanziamenti da parte degli enti compartecipanti e aumenta la compartecipazione da parte del Comune. Comunque rimangono inalterati tutti i servizi che riguardano i servizi sociali, i servizi della pubblica istruzione, della refezione, il contributo alle scuole paritarie e tutta un'altra serie di servizi che rappresentano appunto l'elemento di identificazione della qualità di vita dei cittadini. Per quanto riguarda poi la riduzione delle spese, abbiamo ridotto ulteriormente lì dove era possibile ridurre, veramente arrivando quasi al limite tutto ciò che era possibile tagliare in termini anche di erogazione di altri servizi e cercando di individuare dei percorsi alternativi anche con la sinergia con i privati per quanto riguarda le offerte di attività in campo culturale, in campo sportivo, per non far venir meno quelli che sono i presupposti fondamentali rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissi. Per quanto riguarda la spesa di investimento, abbiamo beneficiato del finanziamento del bando di riqualificazione delle periferie che consentirà appunto di immettere per riqualificare alcune zone importanti della nostra città circa 6 milioni di euro e così come immetteremo i 5 milioni dal bando della rigenerazione del centro storico per il quale il Comune di Andria è risultato tra coloro destinatari del finanziamento posizionandosi al 12° posto e questo ci fa ben sperare per quelle che possono essere le ricadute in termini di investimenti nel nostro territorio. La sicurezza abbiamo messo in preventivo azioni coordinate con non solo le altre forze dell'ordine, ma oltre a quelle che può essere l'implementazione del sistema di videosorveglianza, abbiamo previsto anche per l'intero anno il sistema dello street control per quanto riguarda anche la verifica della sicurezza dei pedoni, quindi controllare se le autovetture sono dotate di copertura assicurativa e tutte le altre condizioni necessarie per la circolazione. E a breve, entro il mese di giugno, avvieremo la ZTL con i 5 varchi di accesso nel centro storico. Uno straordinario intervento chirurgico è stato eseguito presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Una paziente di 64 anni, Francesca Picaro, è stata sottoposta da sveglia a craniotomia con asportazione di tumore. L'intervento è stato eseguito dall'equipe chirurgica costituita dal dottor Costella e dal dottor Zelletta in stretta collaborazione con il neuroanestesista dottor Angelo Ciccarese, che nei giorni precedenti all'intervento aveva instaurato un lungo colloquio con la paziente. La paziente ha tollerato bene la fase chirurgica e al termine della seduta è ritornata in reparto senza deficit neurologici. Questa metodica di intervento, già ampiamente utilizzata nei grossi centri neurochirurgici, fino a pochissimi mesi fa non era mai stata utilizzata in Puglia. Una grazia che ho ricevuto, ma il miracolo l'ha fatto, oltre che qualcuno lassù, il nostro neurochirurgo, dottor Costella, il primario della neurochirurgia di Taranto, che io sono stata 10 ore, non tutte durante l'intervento, però 10 ore in sala operatoria tra intervento, TAC e risveglio. Dalle 7:35, 8:10 ho chiuso gli occhi, sono uscita alle 5:20. Mi hanno tolto questa formazione che era qui, da quanto ho capito, e hanno fatto in modo da salvaguardare il nervo ottico che era stato occupato da questa neoformazione e non vedevo più. Sono uscita dalla sala operatoria, ho aperto gli occhi e ho detto: mamma mia, quanta luce! Mi sembrava di essere in paradiso perché c'era troppa luce e adesso vedo bene. E non solo, dormo bene. Io sono stata bene subito. Dopo 48 ore io mi sono alzata, non ho sentito, io avevo il terrore del dolore dopo, non ho sentito, eppure non si vede, ma io ho ricevuto un intervento che è stato definito un interventone, cioè mi hanno fatto
mi hanno aperto la scatola cranica da questa parte. Al dottor Costello ho detto che è una persona, come medico, io posso dimostrarlo in questo caso, io parlo, vedo, cammino da subito e quindi come medico è una persona di un'eccellenza unica, tra i pochi in Italia, ma come persona è ancora di più, è una persona eccezionale, umana, umile, una persona normale. Tutto il suo reparto però è improntato in questo modo. Tutti quanti, a cominciare dagli amici più cari, parenti, colleghi, tutti mi dicevano: ma perché non vai altrove? Vai a sentire un'altra voce, vai a Milano, c'è tua figlia, vai da un'altra parte. Io quando sono andata dal dottor Costello e gli ho parlato, la sua calma, la sua capacità di trasmettermi serenità, io gli ho chiesto: dottore, ma mi opera lei? E lui mi ha detto: certo che la opero io. E mi sono tranquillizzata immediatamente. Non lo so che cosa è successo nella mia testa, mi sono tranquillizzata e quindi non ho fatto nessun viaggio e ho fatto bene, perché qui ero a casa mia e di questo ringrazio la mia ASL, la mia direzione, per aver portato qui il direttore generale, per aver portato qui eccellenze, perché io mi sono svegliata tra gli affetti più cari ed ero a casa mia, non c'era un luogo sconosciuto, persone sconosciute intorno a me. Al Pacinotti di Taranto ho organizzato un interessantissimo convegno su internet, rischi e cyberbullismo, giornata di sicurezza in rete contro il cyberbullismo. Sono anni che la scuola è attenta al fenomeno del cyberbullismo. I ragazzi ormai da tenera età hanno a disposizione strumenti di comunicazione costituiti dagli smartphone che permettono loro di entrare in contatto con tutti i amici, parenti in maniera estesa e capita che questo strumento diventi anche veicoli per azioni di bullismo di cui taluni sono, anzi molti possono essere vittime, taluni talvolta anche inconsapevolmente attori. E con questi incontri noi cerchiamo di informare i ragazzi su quelli che sono i pericoli e quelle che sono le regole da rispettare nell'uso di queste tecnologie. Per questo abbiamo il supporto della Polizia Postale che oggi è qui presente. Noi come Polizia Postale ci teniamo particolarmente a essere qui nelle scuole per essere vicini ai ragazzi e a insegnare loro che il web è Internet sono uno strumento utilissimo, ma che va utilizzato con coscienza, perché il web è pieno di pericoli, quindi è un ottimo strumento per i giovani, ma bisogna fare attenzione. Ogni click deve essere pensato e ragionato, quindi noi siamo qui per insegnare loro, cerchiamo di educarli per quanto possibile ad un utilizzo consapevole di Internet. Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà un netto miglioramento un po' in tutta Italia. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese e per 2-3 giorni possiamo stare tranquilli. E così anche come nuvolosità, i sistemi nuvolosi tendono ad allontanarsi, giornata in prevalenza soleggiata da nord a sud, quest'altra perturbazione si avvicinerà alla fine di domenica. Come precipitazioni ben poco da segnalarvi, se non qualche residuo piovasco nella prima parte del giorno all'estremo sud, in particolare in Puglia, però nulla di eccezionale, quindi in definitiva bella giornata in gran parte del paese, un po' di variabilità diciamo all'estremo sud, specie al mattino, e inoltre vi segnalo anche temperature in aumento, punte anche oltre i 20 gradi. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In pianura, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In pianura, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In pianura, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti.